Nella sede del Palazzo del Consiglio regionale a Pescara, conferenza stampa di presentazione della proposta di legge dei consiglieri di centrosinistra a sostegno del sistema informativo regionale. I contenuti della proposta, i tempi, i provvedimenti e gli impegni che saranno posti all'approvazione dell'assise regionale sono stati illustrati dai consiglieri firmatari Giovanni Legnini, Silvio Paolucci, Antonio Blasioli, Dino Pepe, Americo Di Benedetto e Sandro Mariani. 1 milione a disposizione. Innanzitutto una considerazione di metodo. Noi nel mentre svolgiamo la doverosa opposizione su tutto ciò che non ci piace, e già ce n'è abbastanza di questa, del lavoro della giunta, della maggioranza, ci facciamo carico e ci faremo carico ancora di più di formulare proposte organiche di sistema su settori, materie importanti. Oggi presentiamo questo disegno di legge organico sull'editoria per attuare un principio contenuto nello statuto. La regione è tenuta a promuovere la libertà e il pluralismo delle informazioni, sostenendo le micro, le piccole imprese editoriali di ogni genere e anche le start-up innovative, questo mondo che sta cambiando molto, che ha bisogno di interventi puntuali che noi prevediamo con precisione nel nostro disegno di legge. Quali sono le linee guida di questo disegno di legge? Le linee guida sono lavoro di qualità, lavoro stabile, quindi incentivi all'occupazione per i giovani, non solo per i giovani, che si prevede anche la possibilità di concedere contributi per trasformare i rapporti di lavoro flessibile in lavoro a tempo pieno e stabile a tempo indeterminato, incentivi finanziari all'innovazione tecnologica, e tutti sappiamo quanto ve ne è bisogno per questo settore, sostegno alla raccolta pubblicitaria attraverso un credito d'imposta per la quota incrementale, cioè le imprese che investono di più in pubblicità su tutti i mezzi di informazione possono godere di un credito d'imposta sull'IRAP, riorganizzazione della comunicazione istituzionale della regione, dei piccoli e medi comuni che vanno sostenuti nella loro attività di comunicazione, spesso assente e molto spesso carente.